vuole sapere cosa sto facendo. Ora le mando un bel selfie. Oh mio Dio! Ma vado tutta sporca di Nutella! Non si vede che l'ho mangiata prima, no? Mamma mia, che disastro! Da domani voglio mettermi a dieta. Quindi entro oggi devo togliere tutta la Nutella che ho dentro a casa. Solo che non so proprio cosa fare. Non è una bellissima idea? Facciamo una cosa, voi iscrivetevi al canale, io nel frattempo vado a lavarmi la faccia. Andiamo, dai! Per fare i tortini alla Nutella ci serviranno 230 g di Nutella, 100 g di burro fuso, 125 g di zucchero, 3 uova, 50 g di farina, aroma alla vaniglia e del cacao amaro per spolverizzare i pirottini. Iniziamo! Come prima cosa andiamo a mettere la Nutella con il burro fuso in una ciotola. Andiamo a sbattere con una frusta. Una volta mescolati i due ingredienti, andiamo ad aggiungere lo zucchero. A questo punto uniamo le uova. Non ci resta che aggiungere l'aroma alla vaniglia e la farina. Aggiungiamo la farina in 3 step. Una volta che abbiamo mescolato per bene tutti gli ingredienti, mettiamo da parte. Prendiamo 6 pirottini e mettiamoli in una teglia. Dopodiché, con dell'olio, andiamo a ungere leggermente la base e tutti i bordi. A questo punto andiamo a spolverizzare con il cacao amaro. Mi raccomando, facciamo aderire il cacao anche sui bordi. Ora non ci resta che riempire i pirottini con l'impasto fatto precedentemente. Inforniamo a 180 gradi per circa 10 minuti. Il mio pasticcio è pronto! Ecco a voi il tortino! Se volete potete sostituire la Nutella a della cioccolata fondente. Insomma, potete variare, diciamo, secondo i vostri gusti. Io ora vado a mangiarlo subito. Ciao!